La nuova grande accusatrice di Dominique Strauss-Kahn ha rilasciato la sua prima intervista televisiva. La scrittrice francese Tristan Bannon ha voluto dire la sua per spiegare come mai abbia sporto denuncia proprio adesso per tentato stupro, a 8 anni dai fatti e solo dopo che Strauss-Kahn è stato accusato da un'altra donna negli Stati Uniti. Ci si rende conto che l'unico modo per porre la parola fine nella propria testa a tutto questo è sporgere denuncia e affidare alla giustizia il compito di decidere ufficialmente che sia una vittima. DSK ha querelato la donna per diffamazione. Intanto, sul fronte americano, l'altro procedimento contro Strauss-Kahn per tentato stupro potrebbe essere archiviato. È la speranza del suo avvocato, che esclude che l'ex direttore del Fondo Monetario consideri l'ipotesi di dichiararsi colpevole di qualcuno dei 7 capi di imputazione per accettare un accordo con la procura. No, non ci sono accordi o mercanteggiamenti che Strauss-Kahn sia disposto ad accettare. Noi confermiamo la nostra posizione. Il signor Strauss-Kahn non si dichiarerà colpevole di niente. L'attendibilità della presunta vittima di origine africana è stata screditata da alcune recenti rivelazioni. Il caso potrebbe essere archiviato anche prima della prossima udienza, slittata dal 18 luglio al 1 agosto.